Siamo alla domanda delle 100 pistole perché ormai è all'ordine del giorno. Giglione ci ha creduto, Capo Zucca, a portarlo da Frosinone a Genova, ci ha creduto Andrea Zoli dal primo allenamento, ma il primo che ci ha creduto sei stata te. Ce la racconti la vera storia di Giglione, come è arrivata a Genova? Eh sì, è una delle tante storie, in questo caso lieto fine, perché il ragazzo Paolo adesso sta dimostrando di meritare la Serie A. Siamo solo all'inizio, però gli facciamo i complimenti, però stiamo anche coi piedi ben piantati per terra, perché siamo solo all'inizio. Quindi è un ragazzo che ha grande testa, grande intelligenza. Quando io ho avuto la fortuna di notarlo in un torneo un po' particolare, eravamo ad Alpignano, un torneo di giovanissimi, e lui era in tesserato Pavia, però in prova col Novara. E io notai questo ragazzo che faceva il centravanti, aveva delle belle qualità atletiche, buone qualità tecniche, ed era, dava l'impressione di essere un ragazzo intelligente. E nel momento in cui noi abbiamo dovuto, il direttore sportivo Stefano Capozzucca ha dovuto fare un'operazione col Pavia, delle tante che ci sono ovviamente, no? Di scambi o d'altro, e mi chiese se nel Pavia c'era un ragazzo particolarmente promettente che si poteva inserire, no? In questo contesto, in una trattativa. E io feci il nome di Paolo Giglione perché mi aveva colpito in quella circostanza dove giocava attaccante. Adesso sembra un po' strano, no? Facendo l'esterno quasi difensivo o di centrocampo, però ci sono queste metamorfosi dei ragazzi, non sempre uno che inizia in un ruolo. Per esempio Stefano Sturaro, la prima volta che l'abbiamo visto, faceva il difensore centrale a Sanremo. Quindi credo che i nostri allenatori, il nostro gruppo di lavoro sia stato bravo nella gestione di questi ragazzi e di Giglione in particolare, nel piano piano arretrarlo. Poi lui ci ha messo tanto del suo, ha fatto la gavetta. Il Genoa è stato molto bravo nel momento in cui è andato a farsi le ossa, come si dice in gergo, non abbandonarlo, nonostante, perché poi poteva essere anche facile, no? Nell'anno della SPAL, nell'anno della Provercelli, dire ma, sai qual è la solita frase, riuscirà a giocare a Marassi nel Genoa, questo, quella. Ah, su altri magari ci si è creduto di meno, su di lui ci si è creduto di più. Lui l'ha meritato, ha fatto un bel percorso, poi Stefano Capozzucca l'ha ritrovato l'anno scorso a Frosinone, è stata quasi una coincidenza, quando infatti ci siamo sentiti l'anno scorso quando stava per portarlo a Frosinone, dicendo ma è il Giglione del Pavia di 14 anni, ho detto sì sì Stefano, è proprio lui. È una bella storia, sia nell'inizio, e adesso sono contento che sia arrivato, come siamo contenti che siano arrivati tanti altri. Siamo quasi a 126 ragazzi che hanno raggiunto il professionismo nell'era Preziosi, sono tanti in 13 anni, e credo che ce ne siano altri qui nelle leve piccoline che cercheremo di far crescere nella maniera giusta. Chissà quante ne potrebbe raccontare sbravati di giovanotti che sono arrivati in Serie A a raccontare la carriera, perché dopo sembra facile, arrivano in Serie A 50.000, 60.000 spettatori, ma la fatica che hanno fatto, molto probabilmente questo è uno, è Paolo Giglione, però sta dimostrando di essere veramente all'altezza, ben apposta, come ha detto Michele Sbravati. Certo, poi diamo il tempo al tempo. Poi tra l'altro Lino, guarda, in una nostra formazione ideale di questi 13-14 anni, no? Di ragazzi che hanno raggiunto i livelli, alti livelli, ci mancava un esterno di un ipotetico 3-4-3, capito? Ci mancava proprio l'esterno destro, perché non avevamo ancora magari... E Giglione va proprio a occupare quella casella lì, no? Perché abbiamo fatto la formazione, che ne so, con Bani, difensore centrale, Perini in porta, sai, Sturaro, Esharawi, Ragusa, Boachi e compagnia bella, che ce ne sono tanti, e l'esterno destro un pochino ci mancava, quindi è arrivato anche ad hoc per quella ipotetica formazione nostra ideale. Va bene, abbiamo avuto anche la notizia che Giglione, se ce ne fosse la necessità, potrebbe giocare anche centravanti. Buon calcio a tutti.